Durante l'interclub dei Rotari del distretto 2100 presso il Museo Civico di Ariano Irpino è stato presentato il libro del senatore Ortensio Zecchino, Gregorio contro Federico, il conflitto per dettar legge. In qualità di presidente del Centro Europeo di Studi Normanni, Zecchino ha ripercorso le fasi del conflitto tra Gregorio IX e Federico II, il cui pomo della discordia si rivelò la Costituzione che Federico aveva promulgato per il Regno di Sicilia. Il Papa reagì duramente, pretendendo, quale suprema autorità spirituale dell'Europa cristianizzata, di esserne giudice, nonché difensore dei privilegi riconosciuti da tempo alla Chiesa. A quel tempo, finito l'Impero Romano e poi risorto l'Impero con i Carolingi, queste terre meridionali di chi erano? C'erano potentati, piccoli potentati, ma c'erano due ormai realtà, due potestà universali che in qualche modo rivendicavano il potere anche territoriale, il papato e l'impero, il rinato impero romano-germanico. Ruggero II si proclamerà re, ma concede il regno a titolo di feudo, sicché il regno meridionale, potente regno, formalmente era feudo della Chiesa. E poi si realizza un grande problema successorio. Federico II, che dal punto di vista della notorietà storiografica travolge la notorietà del nonno Ruggero, ma anche dell'altro nonno, perché Federico II aveva questa condizione, che era nipote di Federico Barbarossa, ma era nipote per parte materna di Ruggero II. La normannità, se così possiamo dire, si riversa su Federico II. Quando noi parliamo di Federico II, parliamo sostanzialmente di un epigono dei normanni. Difatti, il regno, nella accezione storiografica, viene definito come regno normanno-svevo. In platea i rotariani dei club di Avellino Est Centenario, Aversa, Benevento, Capo Antica e Nova, Nola, Pomigliano d'Arco e Sant'Angelo dei Lombardi.